E se il termine ebraico biblico Elohim, utilizzato per indicare il Dio dell'Antico Testamento, indicasse in realtà divinità non di tipo spirituale ma molto materiale, venute però dallo spazio? È la sempiterna teoria degli antichi astronauti che avrebbero creato gli uomini attraverso una manipolazione genetica di qualche tipo. È una storia, una tesi molto suggestiva. Ma quanto è credibile? Torniamo a parlarne oggi a Strane Storie. La teoria degli antichi astronauti è uno dei temi misteriosi più affascinanti e di successo presso il grande pubblico. Ne sono testimonianza gli innumerevoli libri scritti sull'argomento, a partire dagli anni 50 del secolo scorso fino a oggi. È un tema di cui ci siamo occupati tante volte qui sul mio canale, cosa che non fa che confermare il fascino che queste teorie esercitano sul nostro immaginario. Come sapete, la teoria degli antichi astronauti si basa in buona parte sull'idea che monumenti come le piramidi, opere come i geoglifi di Nazca, per fare solo qualche esempio naturalmente, siano troppo al di là delle capacità delle antiche popolazioni a cui vengono normalmente attribuiti. Per alcuni questo può significare solo che chi ha realizzato queste opere doveva avere capacità tecnologiche decisamente superiori, letteralmente al di fuori di questo mondo. Chi sostiene questa tesi cerca conferme, per esempio, nelle tradizioni religiose, nei miti dell'antichità e li rilegge in chiave tecnologica. Risultato? Testi come l'Enuma Elish Sumero, la Bibbia ebraica, racconterebbero non solo che le antiche divinità erano in realtà degli extraterrestri, ma anche che l'uomo sarebbe il frutto di una loro manipolazione genetica. È un'idea assolutamente intrigante, bisogna ammetterlo, ma dobbiamo sempre domandarci: esistono delle prove concrete per sostenerla? Ben trovati naviganti, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a Strane Storie, la mia serie settimanale in cui andiamo a indagare con gli strumenti della scienza storie e credenze ai confini della realtà. Se volete unirvi agli altri naviganti sulla mia isola del mistero e se volete imparare a indagare misteri e a capire come mai spesso finiamo per credere all'incredibile, più avanti vi spiegherò come fare. Ma da subito vi segnalo che il 28 aprile terrò un webinar gratuito in cui spiegherò come indagare un mistero passo dopo passo. Come fate per iscrivervi e quindi poi partecipare al webinar? È molto semplice. Nella descrizione di questo video trovate un link che vi porta proprio alla pagina per iscrivervi all'avviso ai naviganti. Mettete la vostra mail e il gioco è fatto, siete iscritti. E ora torniamo a parlare di antichi extraterrestri. Il tema della paleoastronautica ha fatto la fortuna di molti divulgatori di pseudoscienza. Ci siamo già occupati più volte di Erich von Däniken, per esempio, lo scrittore svizzero di grande successo che, basandosi su opere precedenti come quelle per esempio di Peter Colosimo, ha venduto milioni di libri con titoli come Gli extraterrestri torneranno oppure Gli extraterrestri hanno inventato l'uomo e così via. Insomma, abbiamo anche già accennato a Zecharia Sitchin in un altro video. È un giornalista, uno scrittore di origine azera, trapiantato negli Stati Uniti e oggi scomparso. Ha scritto una lunga e fortunatissima serie di libri sugli Anunnaki, cioè gli alieni che a suo dire avrebbero creato l'uomo. Sitchin ha 56 anni, grazie a una infarinatura di antico ebraico e lingue semitiche, ha deciso di dedicarsi alla sua passione per le antiche civiltà orientali. In particolare si è dedicato allo studio della mitologia sumera. In questo modo si è convinto che i miti mesopotamici sarebbero la trasposizione di eventi realmente accaduti in un remotissimo passato. Secondo lo scrittore azero, l'Enuma Elish, un poema cosmogonico in cui viene narrato il mito della creazione,
avrebbe parlato in realtà di un mondo abitato da una razza di alieni estremamente evoluti chiamati Anunnaki. Questo mondo si chiamava Nibiru, un pianeta dall'orbita eccentrica che ogni 3600 anni si sarebbe inoltrato nella parte interna del nostro sistema solare, in una zona compresa tra Marte e Giove. Sempre secondo Sitchin, 450.000 anni fa, durante uno dei momenti in cui Nibiru era più vicino, gli Anunnaki discesero sulla Terra in cerca di minerali e in particolare di oro, un elemento indispensabile per riparare l'atmosfera danneggiata del loro pianeta. Qualunque cosa questo possa significare, prendiamo tutto con un grande beneficio di inventario. Poiché il lavoro di estrazione minerario però era così pesante, gli operai minacciavano di ribellarsi, insomma sciopero extraterrestre anche lì, i grandi capi degli Anunnaki decisero di fabbricarsi degli schiavi, partendo da cosa? Da un ominide terrestre, l'Homo erectus, che modificato geneticamente, grazie all'apporto di DNA alieno, venne poi trasformato nell'Homo sapiens, un essere sufficientemente intelligente da svolgere tutti i lavori necessari al posto degli stessi Anunnaki. La civiltà sumera sarebbe quindi stata fondata da questi dei alieni che, nel corso dei millenni, cominciarono ad accoppiarsi con i loro schiavi terrestri. Intanto l'atmosfera di Nibiru chissà che cosa stava succedendo in quei millenni, ma sorvogliamo, perché evidentemente è più importante, l'atmosfera viene dimenticata, è più importante quello che succede sulla Terra, gli accoppiamenti tra gli Anunnaki e questi schiavi terrestri. E nascono così degli ibridi. Questi ibridi generati sarebbero i semidei delle mitologie, che farebbero parte delle stirpi reali divine dell'antichità. Gli dei alieni, i loro discendenti mezzo sangue, diciamo così, si sarebbero quindi spartiti il pianeta Terra, fondando tutte le grandi civiltà antiche del mondo. Secondo Sitchin, stiamo sempre ovviamente riportando le sue ricostruzioni, le sue ipotesi, siti archeologici come Machu Picchu in Perù erano in realtà centri di lavorazione dei metalli e le divinità americane, Quetzalcoatl, Viracocha, non erano altro che due dei tanti Anunnaki. Ma tra gli dei alieni non era tutto rose e fiori e i conflitti per il dominio dei territori erano frequenti. Cioè questi avevano il loro pianeta, Nibiru, gigantesco, che orbita, però la Terra piaceva e quindi se la spartivano. E così nel 2024, cioè addirittura un anno molto preciso, il 2024 avanti Cristo, si arrivò addirittura a uno scontro nucleare che distrusse la città di Ur e devastò la Mesopotamia. La prova principale esibita da Sitchin per sostenere la sua teoria è un sigillo accadico conservato presso il Museo Asiatico di Berlino e catalogato con la sigla VA243. Su questo sigillo, secondo l'interpretazione di Sitchin, sarebbero raffigurati ben 12 corpi celesti che rappresenterebbero i 9 pianeti che conosciamo, più il Sole, la Luna e Nibiru. Questo dimostrerebbe senza ombra di dubbio sia l'esistenza del pianeta alieno che le superiori conoscenze astronomiche che i Sumeri non potevano che aver ricevuto dagli Anunnaki. Tutto questo da un sigillo molto affascinante, indubbiamente, ma del tutto fantasioso. Insomma, cerchiamo di capire perché. Innanzitutto, i Sumeri, come tutti i popoli dell'antichità, conoscevano solo i 5 pianeti visibili a occhio nudo, cioè Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. L'interpretazione che Sitchin fa dei corpi celesti raffigurati sul sigillo in questione è del tutto arbitraria, fuori luogo, perché il Sole e i pianeti non sono mai stati raffigurati in quel modo. I Sumeri infatti simboleggiavano il Sole come un globo con i raggi ondulati, la Luna come una mezzaluna e le stelle principali, indistinguibili per loro dai pianeti, come stelle con le punte. I segni presenti sul sigillo, che Sitchin scambia per Sole e pianeti, indicano semplicemente il rango divino di uno dei personaggi raffigurati. In questo caso specifico, le iscrizioni del sigillo VA243 recitano Dubsiga, Ililiat,
tuo servo, dove Dubsiga è una personalità di rango reale o divino e Iliad il proprietario del sigillo. Niente a che vedere con fantascientifiche conoscenze astronomiche. Il nome Nibiru, che Sitchin traduce con pianeta del transito, significa in realtà punto di attraversamento o di transizione e, oltre ad essere associato al dio Marduk, veniva assegnato nella maggior parte dei casi al pianeta Giove. In generale, Nibiru era un nome che poteva essere dato a qualunque corpo celeste che segnalasse la posizione dell'equinozio, che a causa della moto precessionale del nostro pianeta varia con lo scorrere dei secoli. La precessione degli equinozi è quel fenomeno legato all'oscillazione dell'asse terrestre che fa sì che l'intera volta celeste ruoti lentamente all'indietro rispetto alla posizione del sorgere del sole. Secondo l'astrologia sumera, il cielo era suddiviso in 7 quadranti di circa 50 gradi l'uno, ognuno dei quali assegnato a uno dei principali dei Anunna. La fetta di cielo di circa 1,5 gradi tra un quadrante e l'altro non apparteneva ad alcun Anunnaki ed era quindi il punto di transizione dell'equinozio, durante il quale gli dei potevano idealmente scendere sulla Terra. Un momento questo che si sarebbe ripetuto ogni 3600 anni. Da qui l'interpretazione del ritorno del pianeta alieno favoleggiato da Sitchin. Come rilevato da autentici studiosi di sumerologia, assirologia ed esperti linguisti delle antiche lingue mesopotamiche, non ci si può improvvisare in queste materie, Sitchin fa pesantissimi errori di traduzione, non tiene conto del contesto, costruisce le sue teorie sulla traduzione di singoli passaggi, anziché sull'interpretazione del testo integrale originale, e adatta poi quello che legge o che pensa di leggere addirittura alla sua personale idea. È l'esatto contrario che deve fare chiunque voglia capire una cultura. Sulla scia di questa reinterpretazione di antichi testi in chiave aliena si inserisce un altro personaggio di cui abbiamo già parlato, Mauro Biglino, un ex consulente finanziario che, senza titoli di studio, senza nessuna laurea, senza nessun dottorato, nessuna ricerca condotta, ma solo dopo aver preso, e questo lo dice lui, non sono io a dirlo, qualche lezione privata da un insegnante privato a casa sua, a partire dal 2010 decide di affrontare i testi biblici, vedendo nel termine ebraico Elohim il corrispettivo degli Anunnaki sumeri. Secondo Biglino, il dio ebraico Yahweh era uno dei tanti Elohim in circolazione. Questo dio minore, diciamo così, aveva ricevuto in eredità la stirpe di Abramo e, attraverso questa, cercava di ritagliarsi un dominio tutto suo in Medio Oriente. Il libro della Genesi, quindi, racconterebbe come, grazie ad avanzatissime pratiche di ingegneria genetica, gli Elohim avrebbero creato l'Homo sapiens e, a un certo punto, Adamo ed Eva, i capostipiti di una particolare stirpe umana che avrebbe poi generato il popolo dato in eredità a Yahweh. Seguendo dunque il percorso già tracciato da Sitchin, Biglino disegna uno scenario nel quale i vari dei, venerati dai popoli antichi del nostro pianeta, non sarebbero altro che gli stessi esseri con nomi diversi: Elohim per gli ebrei, Theoi per i greci, Deva per gli indù e via dicendo. Queste divinità giunte dallo spazio sarebbero praticamente indistinguibili da noi, non fosse per le loro conoscenze e per la loro longevità, che sarebbe nell'ordine delle migliaia di anni. Gli Elohim avrebbero vissuto tra noi almeno fino al primo secolo della nostra era, periodo in cui la maggior parte di loro avrebbe abbandonato la Terra. Si vede che non andavano molto d'accordo con l'impero romano. I pochi rimasti controllerebbero ancora oggi le sorti del mondo, vedete come tutto alla fine sembra quadrare, e rimangono nascosti dietro le quinte. Capito chi sono i poteri forti? Ragazzi, anche qui ci troviamo di fronte a un impianto narrativo
È affascinante, non c'è dubbio, ma poiché da un testo come quello della Bibbia è possibile tirar fuori le più diverse interpretazioni, dobbiamo chiederci sempre quali sono le prove tangibili, verificabili, per avvalorare un discorso di questo tipo. Secondo alcuni, queste prove ci sarebbero e come. Pietro Buffa, per esempio, un biologo molecolare che ha affiancato Biglino in uno dei suoi libri, la prova principale saremmo noi stessi, perché Homo sapiens, in quanto creatura inadatta alla maggior parte degli ambienti terrestri, sarebbe un vero e proprio alieno, privo di pellicce e artigli. L'uomo è alla mercé degli elementi e delle bestie feroci. Inoltre necessita di un periodo molto più lungo di qualsiasi altro animale per svilupparsi abbastanza da poter essere autonomo. A livello genetico poi l'uomo sarebbe un'anomalia, poiché possiede solo 23 coppie di cromosomi per un totale di 46, contro le 24 coppie di quelli che la scienza definisce i nostri parenti più prossimi, gli scimpanzé, che di cromosomi ne hanno 48. La tesi di Buffa e Biglino è che la fusione di due coppie di cromosomi in una sola, come è accaduto alla nostra specie, non sarebbe possibile in natura e sarebbe spiegabile solo attraverso un lavoro di ingegneria genetica che, gioco forza, sarebbe stato operato da una civiltà estremamente avanzata e quindi aliena. Alla stessa maniera, questi ingegneri genetici avrebbero operato degli interventi anche sul mondo vegetale per fornire il necessario sostentamento alla nuova razza umana. Infatti, piante come i cereali, frutto della fusione di corredi genetici passati da 14 a 28 cromosomi, secondo i due autori, sarebbero un altro evidente segno di manipolazione genetica. Biglino, per avvalorare la sua tesi, ha tirato in ballo anche un articolo pubblicato sulla rivista Le Scienze, nel quale Dario Bressanini, chimico, docente, ricercatore, divulgatore scientifico seguitissimo e un amico naturalmente, chiama il frumento mostro genetico. In particolare, Biglino insiste su una frase estrapolata dall'articolo in cui, parlando della fusione tra una graminacea e il faro selvatico, viene detto che la loro è stata una fusione contro natura. Ma allora, è andata davvero così? Noi e alcune tra le principali piante che ci nutrono siamo il frutto di una manipolazione di laboratorio? Anche scienziati come Bressanini convengono su questo? Davvero? Analizziamo la questione. Innanzitutto, il fatto che il contro natura scritto da Dario fosse posto tra due evidentissime virgolette è stato completamente ignorato da Biglino, per non parlare del fatto che la frase è del tutto decontestualizzata dal resto dell'articolo, che invece spiega in maniera molto chiara quali sono stati i passaggi che hanno portato alla nascita del frumento che usiamo ancora oggi. E tutto questo Dario Bressanini lo ha spiegato molto chiaramente, smentendo in maniera categorica sia Biglino che Buffa, in un suo video che potete andarvi a guardare. Ma facciamo un passo indietro e chiediamoci se l'affermazione di Biglino e Buffa è corretta. Le fusioni genetiche in natura sono impossibili? Una risposta breve: assolutamente no. Ora vediamo la risposta articolata. Le fusioni di cromosomi in natura avvengono regolarmente, addirittura sotto i nostri occhi. Esistono centinaia di casi simili. L'asino, per esempio, ha una coppia di cromosomi in meno rispetto al cavallo, sebbene entrambi discendano da un antenato comune. Anche i topi, rispetto ai ratti, mostrano il medesimo tipo di fusione cromosomica. Per quanto riguarda la nostra specie, c'è l'esempio di un uomo cinese che possiede 22 coppie di cromosomi, per un totale di 44, due in meno del normale, poiché suo nonno ha avuto una fusione cromosomica. Ma non si tratta di un caso isolato. Una famiglia di origine finlandese è rimasta stabile per almeno 9 generazioni con una fusione cromosomica. Questi eventi vengono chiamati
traslocazioni robertsoniane e possono arrivare ad accadere con una frequenza di una ogni 1300 nuovi nati. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di fusioni che non comportano cambiamenti apprezzabili oppure producono problemi e malattie genetiche. Per esempio, le persone che hanno una traslocazione robertsoniana nel cromosoma numero 21 hanno buone probabilità di avere figli affetti dalla sindrome di Down, ma nell'arco di decine, centinaia di migliaia di anni può succedere che alcune fusioni portino anche dei vantaggi genetici che vengono poi trasmessi alle generazioni successive. Le evidenze scientifiche dimostrano che questo tipo di eventi è accaduto innumerevoli volte durante la lunghissima storia del nostro pianeta. Le fusioni cromosomiche, già considerevolmente frequenti in ambito animale e umano, in campo vegetale avvengono con una frequenza decisamente superiore, specialmente nelle piante stagionali, i cui cicli vitali sono molto più rapidi dei nostri. Come abbiamo detto, il corredo genetico degli esseri viventi è composto da coppie di cromosomi. Le cellule sessuali di qualunque specie hanno il corredo genetico dimezzato. Per esempio, negli esseri umani, spermatozoi e ovuli hanno 23 cromosomi ciascuno e quando questi si accoppiano, ricostituiscono il patrimonio genetico originale di 46 cromosomi, dando vita a un nuovo essere umano. Come spiegato del resto anche da Dario Bressanini, il quale non ha per niente gradito la strumentalizzazione del suo articolo, attorno a 300.000 anni fa un tipo di frumento selvatico chiamato Triticum urartu, una graminacea diffusa nell'attuale Turchia sudorientale, si accoppiò naturalmente con Legilops speltoides, un'altra graminacea. In questo caso però le cellule sessuali delle due piante mantennero l'intero corredo di 14 cromosomi e accoppiandosi dettero vita a una nuova pianta con ben 28 cromosomi, il doppio del normale. Questa nuova specie ha preso il nome di Triticum dicoccoides, meglio noto come farro selvatico. Decine di migliaia di anni dopo, l'Homo sapiens raccoglie i semi di questa pianta, insieme a molte altre piante, ovviamente piante spontanee, per integrare la sua alimentazione. Attorno ai 12.000 anni fa l'uomo inizia a selezionare, domesticare, coltivare quelle piante che già da tempo utilizza, dando il via a quella che viene chiamata la rivoluzione agricola. In questo modo il farro selvatico viene ulteriormente modificato e l'uomo seleziona il farro di cocco, quello che diventerà il principale grano dell'antichità. Ma non è finita qui, perché tra i 9.000 e gli 8.000 anni fa in Medio Oriente avviene un'altra notevole fusione genetica tra il farro di cocco e Legilops tauschi, un'altra graminacea. Il risultato è il Triticum spelta, una nuova pianta che con i suoi 42 cromosomi, 28 più 14, ha il triplo del patrimonio genetico del Triticum urartu, da cui tutto era partito 300.000 anni prima. Questa sorta di mostro genetico, un prodigio ai nostri occhi, è l'antenato di quello che grazie alle ulteriori selezioni umane si è trasformato nel Triticum estivum, il cosiddetto grano tenero che usiamo ancora oggi per la panificazione. Tutto questo discorso per dire che le fusioni cromosomiche significative avvengono raramente, ma se noi prendiamo in considerazione periodi di tempo di decine di migliaia o di milioni di anni, la loro frequenza diventa davvero alta. Noi, oltretutto, ci accorgiamo più che altro di quelle mutazioni che, andando a nostro vantaggio, per esempio, hanno rilevanza per l'uomo. Non certo di tutte le altre che avvengono al di fuori della nostra sfera. Quindi, a differenza di quanto affermano Biglino e Buffa, non solo le fusioni cromosomiche avvengono in natura, anche sotto i nostri occhi.
ma il minor numero di cromosomi dell'Homo sapiens rispetto alle grandi scimmie con cui è imparentato è perfettamente spiegato dalla scienza senza la necessità di un intervento esterno o alieno, che dir si voglia. La cosa che è intellettualmente sbagliata in discorsi come questi è che chi critica la teoria dell'evoluzione per imporre un'ipotesi creazionista campata per aria, anche se fosse extraterrestre, la maggior parte delle volte lo fa attaccando l'idea originale di Darwin, che risale oltre un secolo e mezzo fa, mentre la biologia e la genetica nel frattempo si sono sviluppate enormemente e hanno superato quegli studi, risolvendo anche i problemi che erano insiti nella teoria originale. Certo, ammesso che non ci sia malafede nel aizzare il pubblico sventolando concetti superati da più di un secolo, per saperlo bisognerebbe studiare, essere aggiornati sui progressi della scienza degli ultimi 160 anni. Come detto, queste narrazioni sono divertenti, sono affascinanti e, almeno in apparenza, sembrano anche coerenti. Ma se, come ama dire Biglino, facciamo finta che noi siamo il frutto di un intervento esterno e che questi dei alieni sono rimasti sulla Terra fino a poco meno di 2000 anni fa, perché non abbiamo mai trovato la minima traccia di tecnologia avanzata? Perché non sono stati rinvenuti utensili, oggetti, strumenti inequivocabilmente frutto di una tecnologia superiore, in grado di viaggiare tra le stelle e di plasmare il DNA a proprio piacimento? Davvero dobbiamo giustificare questa totale mancanza con una colossale cospirazione che da 2000 anni occulta antichi laboratori genetici, navi spaziali, armi nucleari e chissà che altro? Come diceva e come amo spesso ripetere Carl Sagan, affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. Le ricerche archeologiche portate avanti per secoli ci hanno restituito reperti che sono coerenti con lo sviluppo dei popoli antichi e non è mai stato trovato nulla che facesse pensare a capacità tecnologiche uguali o superiori a quelle odierne. Basterebbe davvero anche solo un antico ago chirurgico, i resti di un microscopio, un qualunque componente industriale, il minimo sindacale che si chiederebbe a una civiltà avanzata, figuriamoci a una civiltà capace di attraversare il cosmo e operare manipolazioni genetiche. Ma niente, niente di tutto questo finora è mai stato trovato. Il problema della teoria degli antichi astronauti è che non a caso è sostenuta da persone che hanno grandi capacità di intrattenimento, sono divertenti ascoltarli, leggere i loro libri, ma non hanno competenze scientifiche, storiche, linguistiche. Molto spesso si tratta di autori che sono più interessati alla vendita dei loro libri che alla verità storica. Oppure si tratta di persone che sono troppo innamorate dalla propria idea per metterla seriamente in discussione, come fa qualunque scienziato. Von Däniken era un ex albergatore, un aspirante scrittore di fantascienza, senza nessuna preparazione scientifica. Sitchin era un giornalista con una conoscenza superficiale della lingua sumera, smentito ampiamente dai veri studiosi di sumerologia. Biglino era un ex consulente finanziario che a 50 anni, dopo aver preso qualche lezione di ebraico, come lui stesso dichiara, ha cominciato a fare alcune traduzioni interlineari. Cosa sono le traduzioni interlineari? Cioè si traduce parola per parola senza fare uso delle regole grammaticali indispensabili alla corretta comprensione di un testo. Provate voi a tradurre lettera per lettera, parola per parola un testo in inglese e provate a tradurlo in italiano. Non si capisce niente, non ha senso, bisogna conoscere la grammatica, bisogna contestualizzare le frasi. Lo fanno notare da sempre ai seguaci di Biglino che non ha nessun senso fare questo lavoro. Gli ebraisti, che davvero lo parlano e lo studiano l'ebraico da tutta la vita. Ecco, questo genere di ricercatori indipendenti, anziché rivolgersi a un uditorio preparato, quindi a storici, linguisti, scienziati e via dicendo,
preferiscono rivolgersi a una platea popolare che, per ovvie ragioni, non può conoscere approfonditamente la materia. Chi non conosce la lingua sumera, per esempio, non ha gli strumenti per verificare la bontà di una traduzione e l'unica cosa che può fare è saggiare la coerenza della storia che gli viene raccontata, no? È quindi sufficiente che questa narrazione, questo racconto sia, o almeno sembri, coerente. Meglio ancora poi se va a toccare alcune convinzioni che già sono radicate in una parte del pubblico. Purtroppo idee affascinanti come quella degli dei alieni, specie negli ultimi decenni, hanno radunato un pubblico che preferisce dare più credito a questi cosiddetti ricercatori indipendenti e autodidatti, anziché una comunità scientifica fatta di centinaia di migliaia di professionisti con alle spalle centinaia di anni di ricerca verificata e costantemente messa alla prova. Il punto è che non basta un esperto o un sedicente tale per avvalorare una teoria. La scienza non funziona con l'autorevolezza, l'abbiamo detto tante volte, l'ipse dixit, il premio Nobel che dice qualcosa, non vale un tubo di niente, servono le prove. L'abbiamo detto, i premi Nobel possono dire delle grandissime cantonate, le hanno dette. Per questo esiste una comunità scientifica fatta di professionisti, lo ripetiamo, che analizza le teorie, le mette alla prova e solo quando ci sono solide conferme riscrive la fisica, la chimica, la genetica o in questo caso la storia dell'umanità. Questi ricercatori indipendenti sono riusciti a portare questo genere di prove? Finora non è mai successo. Hanno raccontato delle belle storie, delle belle favole e tutto finisce lì. Io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon e ci permettono di realizzare questo e tutti i contenuti che realizzo e che condivido abitualmente. Trovate i loro nomi nella sigla di coda di questa puntata. Se vi va di unirvi a noi, avrete accesso a contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro, un mini corso di indagine nel mistero, risponderò a tutte le vostre domande, la spiegazione di trucchi di falsi medium, eccetera, eccetera, eccetera. Vi aspettiamo e vi ricordo anche il webinar gratuito in programma per il 28 aprile in cui vi spiegherò un passo dopo l'altro come si indaga un mistero. Per partecipare vi basta iscrivervi alla mia newsletter, l'avviso ai naviganti, trovate il link nella descrizione di questo video, vi iscrivete e parteciperete anche al webinar. Noi ci fermiamo qui e ci rivediamo molto presto. Lo sa? Deve essermi successo qualcosa. E vabbè, che cosa? Beh, da un paio di giorni non sento più le voci. Mi sa che dovrò chiamarle io. Lo so che cosa sta pensando. Certo, lei si chiede perché non vado da uno psichiatra. Appunto. Allora io sono entrato e ho detto: dottore, mi sembra che tutti mi trovino ripugnante. E lui? Mi ha rassicurato. Ma no, brutto schifoso, la sua è solo un'impressione.